Vediamo degli amplificatori e circuiti che si comportino da amplificatore fatti con transistori bipolari. Poi li vedremo anche con FET e ne vediamo un tipo particolare come primo esempio, cosiddetto amplificatore a emettitore comune. In inglese si dice amplificatore CE, CE amplifier, CE sta per common emitter. Allora, il circuito è molto semplice perché in pratica che si tratta di fare? Si tratta di prendere un transistore, polarizzarlo in zona attiva diretta. E questo si fa con un circuito di autopolarizzazione a quattro resistenze. Vedete? Disegno per gradi, quindi prima il transistore, poi il circuito di polarizzazione. Voi avete visto che scegliendo bene queste resistenze possiamo imporre un punto di riposo stabile rispetto a variazioni di temperatura o di beta del transistore. Poi l'altra cosa importante è a questo punto attaccare al transistore il generatore d'ingresso e il carico. Allora, nel transistore a emettitore comune si fa la seguente cosa. Lo faccio con colore diverso giusto per semplificare e evidenziare le differenze. Il generatore si attacca nel caso più semplice attraverso una capacità CB di accoppiamento e quindi immaginate che questo sia il generatore d'ingresso fatto da l'equivalente di Thevenin, cioè il generatore di tensione VS in serie RS e uso una capacità CB per collegarlo alla base. Perché uso la capacità CB? Perché per la continua, quando considero il comportamento in continua, CB è un circuito aperto e quindi non modifica la polarizzazione del transistore. L'altra cosa che faccio è collegare il carico al collettore attraverso un'altra capacità di accoppiamento. Questo è il carico RL, che non è direttamente collegato, ma è collegato attraverso una capacità CC. Anche qui, di nuovo, per la continua, questo è staccato, quindi il transistore è da solo con le quattro resistenze. E poi un'altra cosa che faccio per realizzare la configurazione a emettitore comune è prendere l'emettitore e per il segnale collegarlo a massa. A che cosa mi serve questa CE? Di nuovo, per la continua non c'è, e quindi perché è un circuito aperto e quindi è presente la resistenza R, che come avete visto è molto utile per la polarizzazione. Per il piccolo segnale, che suppongo essere un segnale alternato, scelgo CE in modo tale che per il piccolo segnale sia praticamente un cortocircuito e quindi per il piccolo segnale l'emettitore è cortocircuitato con la massa. Va bene? Quindi in continua CB, CC e CE sono un circuito aperto. Va bene, questo vuol dire la polarizzazione del BJT dipende solo dal circuito di autopolarizzazione.
Invece, alla frequenza del segnale, alla frequenza del segnale di interesse, quindi del segnale che voglio amplificare, scrivo del segnale, voglio dire del segnale che voglio amplificare, le capacità sono un cortocircuito. Questa è una scelta che noi facciamo, no? È una scelta che noi, com'è che esercitiamo? Scegliendo il valore delle capacità. Noi sceglieremo per quelle tre capacità dei valori tali che si possano considerare quelle tre capacità un cortocircuito alla frequenza del segnale che ci interessa. Ok? Dunque, tra un attimo sarà un pochino più chiaro perché noi facciamo così. Comunque, già in base a quello che abbiamo detto, si può sottolineare questo fatto che CB e CC sono capacità di accoppiamento perché collegano il generatore d'ingresso o il carico al transistore. CE invece ha un altro significato, perché di fatto CE fa sì che alla frequenza del segnale l'emettitore sia a massa e quindi la RE sia bypassata, no? E per questo motivo si chiamano capacità di bypass. Vedete che RE è una cosa che mi conviene non ci sia per il segnale. Allora, come si fa ad analizzare un circuito del genere per capire, per esempio, di un amplificatore qual è la funzione di trasferimento? Io posso sicuramente, sono interessato a conoscere la funzione di trasferimento tra la tensione del generatore d'ingresso e la tensione sul carico. Allora, com'è che si fa a studiare? Bisogna ricorrere al circuito equivalente di piccolo segnale, di tutto il circuito. Quindi, vediamo un pochino, noi l'abbiamo visto per ora per il singolo transistore. Come si fa a fare il circuito equivalente di piccolo segnale di tutto il circuito? È molto semplice, in pratica bisogna scrivere le equazioni del circuito solo per le parti variabili, d'accordo? Che vuol dire che, come abbiamo visto per il singolo transistore, tutte le parti costanti devono diventare nulle per le variazioni e tutte le parti variabili devono essere conservate. In generale, qual è la regola per disegnare il circuito di piccolo segnale? Bisogna conservare tutti i componenti lineari . Quindi in generale le resistenze, le induttanze, le capacità. Poi bisogna eliminare invece tutti i generatori continui. Che cosa vuol dire eliminare generatori continui? Ci sono due cose diverse. Se il generatore è un generatore di tensione, eliminarlo vuol dire sostituirlo con un generatore di tensione nulla, cioè con un cortocircuito. Va bene? Se il generatore è di corrente, eliminarlo vuol dire sostituirlo con un generatore di corrente nullo. Un generatore di corrente nullo è un circuito aperto. Sono due cose diverse. La terza cosa da fare è sostituire ai dispositivi non lineari, quindi per esempio a bipolari, transistori di altro tipo, a diodi, eccetera, ai dispositivi
non lineari i loro circuiti equivalenti di piccolo segnale. Va bene, questo è il modo in cui si scrive il circuito equivalente per il piccolo segnale. In sostanza si riscrivono, se volessimo vedere la cosa dal punto di vista analitico, dovremmo scrivere di nuovo tutte le equazioni alle maglie, per esempio il circuito, sostituire per ogni tensione corrente la somma parte costante più parte variabile, noi osserveremo che la parte costante si semplifica e rimane soltanto l'equazione per la parte variabile. Il circuito equivalente del complessivo di piccolo segnale è il circuito che rappresenta il sistema che rimane, cioè il sistema dove di ogni equazione è rimasta soltanto la parte che lega i parametri variabili. Okay? Allora, tanto, quindi questo è il discorso del tutto generale, vedete, è una cosa meccanica, no? Si fa automaticamente, preso un circuito, io automaticamente riesco a disegnare un circuito di piccolo segnale. Vediamo nell'esempio che abbiamo fatto prima che cosa abbiamo. Okay? Ricordatevi la struttura che è qua, e te mi devo ricordare, quindi tutti i componenti vanno riprodotti ugualmente, tranne questo VCC che va, che è questa batteria che diventa per le variazioni una massa, no? Perché è un cortocircuito diventa, e poi mi devo ricordare che al posto del transistore bipolare devo mettere il circuito equivalente. Tutto qui. Quindi proviamo a fare. Abbiamo il generatore, la CB, questa è la RB, che è il parallelo di R1 e R2, lo scrivo tra parentesi, R1 parallelo R2, questa è la base. Adesso devo scrivere il circuito equivalente del transistore, questa è l'RC, questo snodo sarebbe la VCC che però ora è una massa, e poi abbiamo un altro condensatore e poi la RL. Okay. Allora, vedete, il circuito si complica abbastanza, no, adesso, e noi però siamo perfettamente in grado adesso di calcolare la funzione di trasferimento. Tra V e Vs è un circuito lineare, è stato tutto linearizzato, è semplicemente una questione di, come dire, olio di gomito, mettersi lì e fare calcoli. Okay? È una cosa che si sa fare. E per tanti motivi può convenire
spezzare il problema in problemini più semplici, diciamo nel calcolo della funzione di trasferimento, anche per poterlo trattare meglio. E così è utile sia dal punto di vista didattico, ovviamente, però è utile anche dal punto di vista della progettazione, perché avere a che fare con espressioni semplici, specialmente all'inizio, nel momento in cui si devono iniziare a fissare i valori principali, semplifica molto la progettazione. Allora, qual è il modo in cui si procede? Beh, bisogna ricordarsi come è progettato un amplificatore. Di solito io, quando ho un amplificatore davanti, so che chi l'ha progettato voleva ottenere un'amplificazione all'incirca costante in una certa banda e poi, diciamo, con dei roll-off per tensioni più alte e tensioni più basse. Di solito un amplificatore è fatto così, ha una funzione di trasferimento che è circa piatta nella banda del segnale che voglio amplificare e poi cala per frequenze più grandi o per frequenze più piccole. Allora, se questa è la situazione ed è tipicamente il caso più frequente, la banda in cui il segnale, in cui la funzione di trasferimento è più o meno piatta, è quella che si chiama la banda centrale dell'amplificatore o il centrobanda. Che cosa vuol dire che la funzione di trasferimento è piatta in frequenza? In generale vuol dire che il circuito si comporta in modo resistivo. D'accordo? Perché se in un certo intervallo di frequenza io ho delle capacità, quelle capacità mi danno luogo a una funzione di trasferimento che dipende dalla frequenza, quindi non è piatta. Va bene? Quindi c'è un intervallo di frequenza abbastanza ampio in cui le capacità sono irrilevanti. E qual è? Però in realtà ne abbiamo già parlato all'inizio, no? Abbiamo detto alla frequenza del segnale CB e CC sono dei corti e C è pure un corto. Infatti alla frequenza del segnale, se quelle tre capacità sono dei corti, il circuito è soltanto resistivo. Va bene? Quindi, ripeto, siccome un circuito elettronico è una cosa che è stata progettata da un'altra persona, è facile che si riesce a capire, insomma, guardando questo circuito, ok, chi l'ha progettato avrà fatto in modo che alla frequenza del segnale queste capacità fossero tutte praticamente dei corti. Ok? Oppure poteva aver scelto alla frequenza del segnale le capacità fossero alcuni dei corti e alcuni in circuito aperto. Però sicuramente se vuole avere una regione di frequenza con risposta piatta, le capacità o devono essere un corto o un circuito aperto in quella banda. Okay. Nel nostro caso sono corto, facciamo l'ipotesi che sia quello la cosa ragionevole, quello che ha voluto fare il progettista, e semplicemente la ipotizziamo. Poi vedremo come si fa a verificare che veramente quella sia stata l'intenzione. Chiaramente è tutto fattibile facendo un calcolo completo, però forse c'è anche un modo un po' più semplice. Se questa è la situazione, il circuito si semplifica abbastanza, perché a questo punto posso togliere di mezzo le capacità, e mi viene una cosa del genere. Questa è la base, questa è l'RB, questa è l'HE, questa è l'IB, questa è l'HFIB, Allora, a questo punto il circuito è un po' più semplice da risolvere, vediamo di farlo. Come semplifichiamo un po' la cosa, possiamo adoperare qua un equivalente Thevenin tra questi due rami. Vedete, quindi la tensione
di Thevenin diventa Vs per RB diviso RB più RS. Da questa parte posso mettere queste due resistenze in parallelo, chiamare per esempio R' L il parallelo di 1 su HE, RC e RL. Una volta che faccio così il circuito... qui l'R equivalente Thevenin chiaramente è il parallelo di RSRB. Quindi una volta che ho fatto questo il circuito mi si semplifica abbastanza, ho una resistenza equivalente Thevenin, una VTH, HE, questa è la corrente IB, questa è HFB e questa è RL'. Allora IB è VTH diviso RTH più HE e V di conseguenza viene uguale a meno HFE R'L per IB. D'accordo? Quindi qui io posso scrivere l'amplificazione come rapporto di V su Vs, posso scrivere come, ovviamente V su VTH per VTH su Vs, ed è, dunque, V, a V sostituisco questa espressione, meno HFE R'L, per IB. A VTH sostituisco RTH più HE per IB. RTH più HE per IB. E quindi questo è il primo rapporto. VTH diviso VS è quel rapporto di resistenze. RB diviso RB più RS. IB e B, qui si semplifica, questa è l'espressione. Termine più importante di questa, ci sono due termini importanti di questa espressione in realtà. Il primo è questo meno, che mi dice che c'è una amplificazione invertente, quindi il segno è negativo. Se VTH è positivo, la VU è negativa. Questo si vede, no? Perché VTH spinge la corrente in questa direzione, la B va così e quindi la VU è negativa. L'altra cosa importante è questo termine, perché questo mi stabilisce un po' l'ordine di grandezza. Vedete, in pratica questo rapporto di resistenze è spesso, insomma, circa d'ordine 1. Anche quest'altro rapporto di resistenze spesso è di ordine 1 e l'HFE determina l'ordine del sistema. L'HFE tipicamente è di ordine 100. Quindi con uno schema di questo tipo, chiaro che è un discorso molto qualitativo questo, perché poi bisogna dire esattamente quanto vale ciascuna resistenza. No? Ci possono essere variazioni significative rispetto ai numeri che ho detto. Però è un ragionamento che mi permette di capire più o meno dove vado a parare. No? Un'amplificazione di meno 100 è realistica da ottenere con un amplificatore di questo tipo. È molto realistica. Va bene, oltre all'amplificazione scritta in questo modo, ci sono anche altre quantità che ci fa comodo ricavare e che sono, facciamo qua, le seguenti. L'amplificazione intrinseca a vuoto
Amplificazione intrinseca a vuoto che cosa vuol dire? A vuoto vuol dire con il carico che tende all'infinito. Va bene? Questo vuol dire a vuoto. Intrinseca vuol dire con un generatore d'ingresso ideale. Quindi in questo caso RS che tende a zero. Quindi intrinseca vuol dire generatore d'ingresso ideale, a vuoto vuol dire senza carico. Allora, in questo caso vuol dire RS che tende a zero e RL che tende a infinito. Quindi possiamo scrivere l'espressione, perché l'abbiamo già scritta qua. Se RS tende a zero, questa frazione fa 1. Se RL tende a infinito, questo RL' è RC parallelo a 1 su HOE. Quindi questo così lo posso scrivere. Quindi avrei AV0'. Questo primo sta per intrinseca, 0 sta per a vuoto, è uguale a meno HFE che moltiplica RC parallelo a 1 su HOE diviso HIE. Poi un'altra quantità importante è la resistenza d'ingresso. Resistenza d'ingresso è la resistenza vista da un generatore posto in ingresso. Okay. Questo per definizione. Se guardate, torniamo un attimo indietro, si vede bene qual è un generatore messo in ingresso. Questo è il generatore d'ingresso, USRS. Un generatore messo in ingresso, che cosa vede? Vede RB parallelo a HIE. RB è in parallelo a HIE. Questo nodo è lo stesso, no? Quindi questi due sono in parallelo. Questo è quello che vede. Quindi Rin uguale RB. E poi per concludere, importante come altro parametro, la resistenza di uscita. La resistenza di uscita è la resistenza vista dal carico per definizione, quando le resistenze viste si calcolano con tutti i generatori spenti, no? Quindi che in questo caso è la resistenza vista dal carico con i generatori spenti. E si vede bene dal carico, se i generatori sono spenti, beh, qui è spento, IB è spento, HFB quindi è spento e rimane RC parallelo a 1 su HOE. Il carico RL, se lo tolgo e metto il generatore di prova, quel generatore vede soltanto RC in parallelo ad 1 su HOE, che quest'altro pezzo, siccome l'IB è 0, viene spento. Quindi rimane Rout uguale a RC in parallelo a 1 su HOE. Perché ci tengo a far vedere queste, a estrarre questi parametri? Essenzialmente il motivo è questo. Vi ricordate, noi abbiamo accennato all'inizio a sistemi lineari a due porte. Guardiamone un attimo insieme. Guardiamo due cose. In un sistema lineare a due porte, noi abbiamo
una situazione in cui ci sono due tensioni in ingresso, una per ciascuna porta, e due correnti d'ingresso, anche in questo caso uno per porta. Allora, noi possiamo fare una descrizione a parametri H, che è del tutto generale se il sistema è lineare, vi ricordate? E mettiamo i 2 e V1 come variabili di uscita e come variabili d'ingresso I1 e V2. Allora, vi ricordate che i parametri ibridi, perché sono di aspettate, no, dobbiamo mettere la prima porta e poi la seconda, se no vengono dei numeri V1 e I2. Allora qui mi viene H11, H12, H21, H22. E da questo io posso risalire al circuito equivalente a parametri ibridi. Qui vedete, io ho V1 uguale ad H11 per I1 più H12 per V2. Questo è lo stesso parametro che abbiamo usato per il transistore, no? Il modello a parametri H. Quindi ho una resistenza H11, se questa è I1, e ho un generatore di tensione H12V2. Dall'altra parte ho I2 uguale ad H21I1, quindi questo è H21I1, e qui c'è H22, no, ho sbagliato, sì, H22, 1 su H22 come resistenza, questa è 2 e questa è V2. Questo è il circuito equivalente che abbiamo rappresentato. Allora, questo è strettamente vicino alla descrizione che abbiamo fatto noi. È lo stesso modello che abbiamo usato per il transistore, no? Poi, in che modo si applica un amplificatore? Beh, si applica in questo modo. Prima di tutto io posso trascurare questo pezzo qua. Questo effetto mi dice come l'uscita influenza l'ingresso. E in un amplificatore H12 è trascurabile, perché un amplificatore l'uscita dipende dall'ingresso, ma non viceversa. In ogni caso è un fattore che voglio minimizzare. Questo termine qui, H11, vedete che cos'è? È la resistenza d'ingresso. Quindi il termine H11 non è nient'altro che la resistenza d'ingresso del blocco. Il termine H1 su H22 è la resistenza d'uscita, perché la resistenza che si vede all'uscita quando l'ingresso è spento è esattamente 1 su H22, perché quando l'ingresso è spento I1 è 0 e quindi questo generatore di corrente è spento. E poi questa H21 che cosa mi dice? Mi dice quant'è l'amplificazione di corrente quando l'uscita è chiusa in corto. La chiamo AICC. Amplificazione di corrente quando l'uscita è in corto. Quindi io posso, in modo completamente generale, descrivere un amplificatore con questi tre parametri. Quindi posso scrivere un amplificatore qualsiasi come la porta d'ingresso e poi l'uscita AICC per I1
che moltiplichi in parallelo a una resistenza Rout. Vedete, questa è una descrizione del tutto generale di un amplificatore, per questo mi conveniva avere tre parametri, perché con quei tre parametri io sono perfettamente in grado di descrivere i fini del comportamento e terminali esterni in qualunque amplificatore. In realtà non abbiamo usato prima AICC, avevo usato l'amplificazione intrinseca a vuoto, ma in effetti le due cose sono uguali. Invece di usare, io che cosa devo fare? Beh, invece di usare qua per l'uscita un generatore di corrente in parallelo a una resistenza, posso usare l'equivalente di Thevenin, un generatore di tensione in serie a una resistenza. In questo caso la resistenza è la stessa resistenza e il generatore di tensione è legato al precedente. Lo posso chiamare AV0'Vin, ma io so che AV0'Vin è la tensione che c'è a vuoto, quindi è uguale ad AICC per I1 per Rout. E quindi posso ottenere AV0' come AICC per Rout, e poi c'è I1 diviso V1 che fa 1 su Rin. Quindi queste due descrizioni sono perfettamente uguali, basta ricordare che l'amplificazione di corrente con uscita in cortocircuito è legata all'amplificazione di tensione intrinseca a vuoto da quella relazione. Ok? D'accordo. Questo ragionamento è abbastanza potente perché, per esempio, se io prendo un blocco così, questo è il mio amplificatore, va bene? Questo c'è l'ingresso e questo c'è l'uscita. Voglio sapere, va bene, ma adesso qual è, se io attacco un generatore, che è il caso nostro, no? Un generatore non ideale e qui un carico finito. Quant'è la funzione di trasferimento? In generale. Io, se conosco i parametri del sistema a due porte, sono in grado di calcolarlo, perché che cos'è che faccio? Dico, vabbè, io ho questa RS, ho VS, al posto del sistema a due porte metto il suo circuito equivalente, quindi la resistenza Rin, l'amplificazione intrinseca a vuoto, la resistenza Rout, e poi ora qui sono all'uscita il carico RL. Allora, la funzione di trasferimento a questo punto la so calcolare facilmente, perché innanzitutto Vin sarà uguale a Vs per Rin diviso Rin più Rs, e siamo qua. Poi attraverso il generatore di tensione controllato a tensione mi trovo qua e poi ricavo V. V sarà uguale a AV0' per Vin, che moltiplica questo rapporto di partizione RL diviso RL più Rout, da cui posso scrivere V su Vs uguale, e vedete, ho semplicemente da prendere Vin da qui e da metterlo qua dentro. Mi viene AV0' che moltiplica RL diviso RL per Rout, che moltiplica Rin diviso Rin più Rs. Se fate l'esercizio e sostituite ad AV0', Rin, Rout, l'espressione che abbiamo trovato prima, le sostituite qui dentro, dovreste trovare l'espressione
della funzione di trasferimento che abbiamo calcolato all'inizio, giusto come verifica. No, provate a farlo, come verifica vi viene. Quindi io per comodità, anche voi, insomma, comodità per ragionare dei vari tipi di amplificatore senza fare riferimento particolare a un tipo di generatore d'ingresso e a un tipo di generatore d'uscita, ci conviene ragionare di questi tre parametri, resistenza d'ingresso, resistenza d'uscita e amplificazione intrinseca a vuoto. Notate, questo lo dovreste notare effettivamente, che queste due frazioni sono tutte e due minori di 1 per costruzione, no? Minori o uguali a 1, al limite se una delle due resistenze è nulla, va bene? Per cui l'amplificazione che si ottiene con un carico reale e con un generatore d'ingresso ideale è inferiore o uguale all'amplificazione intrinseca a vuoto. Quindi è utile l'amplificazione intrinseca a vuoto anche perché rappresenta, come dire, il limite superiore dell'amplificazione che si può ottenere. Ok? Ma ci fermiamo qua, facciamo una pausa.